Riprendiamo con, diciamo, da dove ci siamo lasciati. Noi abbiamo visto che la comunicazione relativa al procedimento è indirizzata innanzitutto a due categorie di persone in qualche modo tipiche. I soggetti a cui l'atto che conclude il procedimento si riferisce in maniera espressa, i soggetti che, prima categoria, seconda categoria, i soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento amministrativo. Entrambe le categorie sono tipiche. E determinano la circostanza per la quale, determinano la circostanza per la quale l'omissione di uno soltanto di questi soggetti, dei soggetti a cui l'atto finale si riferisce, dei soggetti, di uno dei soggetti che per legge devono intervenire al procedimento amministrativo, vizi l'atto. Un discorso parzialmente diverso va fatto per l'ultima categoria di soggetti a cui deve essere data comunicazione dell'avvio del procedimento. Quelli da cui possa derivare un pregiudizio diversi dai suoi destinatari, purché individuati o facilmente individuabili. Quindi, l'ipotesi qual è? Che vi sia un soggetto, questo soggetto possa trovare pregiudizio da un determinato provvedimento, che questo soggetto sia determinato o facilmente determinabile. Ora, questa categoria la dobbiamo un po' affrontare meglio, perché a differenza delle altre due, rispetto a cui tutto sommato c'è una certa chiarezza, i destinatari dell'atto, i soggetti che la legge prevede espressamente come destinatari del procedimento, che la legge prevede espressamente come necessari interventori all'interno del procedimento. Ecco, tutto sommato non ci sono grosse questioni controversie. Però per quanto riguarda questa terza categoria, di questioni controverse ce ne sono e come. Innanzitutto, l'articolo 7 ci parla di soggetti da cui possa derivare un pregiudizio dall'atto. Tipo di pregiudizio? Qual è il pregiudizio che fa scattare il meccanismo dell'articolo 7 della 241? E quindi fa scattare l'obbligo di partecipazione al procedimento, l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento ai fini della partecipazione. Evidentemente, evidentemente, deve essere un pregiudizio diverso da quello dei destinatari dell'atto. Immobile di comproprietà di Tizio, Caio e Sempronio. Supponiamo che questa comproprietà non derivi da vicende di tipo successorio, ma dipenda dal fatto che Tizio, Caio e Sempronio
abbiano acquistato con un atto inter vivos l'appartamento di Tizio da Medio, facciamo. Supponiamo che Tizio, Caio e Sempronio siano sposati. Tizio in separazione dei beni, Caio in separazione dei beni e Sempronio in comunione legale. Devo ringraziare la nostra Giusy per il suo prezioso aiuto nell'avermi suggerito questo esempio. Voi sapete che l'acquisto di un immobile in regime giuridico di comunione legale, successivamente alla stipula del matrimonio, comporta che l'immobile si intende acquisito alla comunione legale e quindi alla contitolarità di quel patrimonio condiviso dalla moglie e dal marito. Il che significa che mentre l'ipotesi è Mevio vende il suo bene a Tizio, Caio e Sempronio, Tizio e Caio sono in separazione dei beni, quindi la loro quota è esclusivamente di proprietà di Tizio e di Caio. Sempronio è in comunione legale e ha acquisito il bene dopo la celebrazione del matrimonio. Questo che cosa significa? Significa che quando Sempronio acquista l'immobile, la quota di Sempronio non è nella titolarità esclusiva di Sempronio, ma è nella titolarità di Sempronio e della moglie di Sempronio. Cioè quella quota è caduta in comunione legale. Quando la pubblica amministrazione intende espropriare il bene, deve dare comunicazione di avvio del procedimento a Tizio e a Caio, deve dare comunicazione di avvio del procedimento a Sempronio, ma deve dare comunicazione di avvio del procedimento anche alla moglie di Sempronio, che facciamo si chiami Sempronia, e gliela deve dare perché Sempronia è titolare della quota esattamente come Sempronio, il che significa che Sempronia è destinataria dell'atto, cioè rientra nella prima delle categorie che abbiamo appena, diciamo così, enucleato. E allora io come identifico il pregiudizio? Evidentemente deve essere un pregiudizio diverso da quello dei destinatari dell'atto. Nell'esempio che abbiamo fatto, il pregiudizio che subisce Sempronia è esattamente lo stesso pregiudizio che subisce Sempronio, perché Sempronia rischia di essere espropriata di un bene, o per meglio dire, di una quota di un bene di sua proprietà. Quindi è destinataria dell'atto. Capiamo che il pregiudizio a cui si riferisce il secondo periodo dell'articolo 7 deve essere necessariamente di natura diversa da quello subito dai destinatari dell'atto e deve essere evidentemente un pregiudizio di natura indiretta, cioè un pregiudizio che non deriva dalla disciplina regolativa posta dall'atto. Torniamo all'esempio che abbiamo fatto prima. Tizio, Caio e Sempronio acquistano il bene da Medio. Lo acquistano in comproprietà. Tizio e Caio sono felicemente single, Sempronio è stato sposato con Sempronia, hanno divorziato precedentemente dell'acquisto dell'immobile, Sempronio è tenuto al pagamento di un assegno alimentare nei confronti di Sempronio.
significa che Sempronia è creditrice di Sempronio. Nel momento in cui la pubblica amministrazione va ad espropriare quel bene in comproprietà tra Tizio, Caio e Sempronio, sta sostanzialmente privando Sempronio della quota di quel determinato bene. Il che significa che sta privando Sempronia, creditrice di Sempronio, di un bene sul quale può astrattamente rivalersi nell'ipotesi in cui Sempronio non le pagasse gli alimenti. Cioè, l'atto espropriativo che determina un pregiudizio diretto nei confronti di Tizio, di Caio e di Sempronio determina anche un pregiudizio indiretto nei confronti del creditore di Sempronio. È un pregiudizio ovviamente diverso da quello del destinatario dell'atto, perché il pregiudizio che subisce il creditore non è quello che subisce il destinatario. Il destinatario si vede privato della proprietà del bene. Il creditore si vede privato della garanzia del suo credito. E si tratta di un pregiudizio eventuale, perché se Sempronio continua a pagare regolarmente gli alimenti, la ex moglie di Sempronio non ha nessun motivo di rivalersi su quella quota. E tuttavia, è comunque un pregiudizio. Perché una volta che Sempronio è stato espropriato del bene, il creditore perde una garanzia, diciamo, significativa del suo credito. Questo esempio ci fa capire la natura del pregiudizio previsto dal secondo periodo dell'articolo 7. Cioè, è un pregiudizio che deve rispondere ad un'esigenza oggettiva, oggettivamente valutabile, come nell'esempio che abbiamo fatto, la perdita di una garanzia. Ma al contempo è un pregiudizio che deve essere necessariamente di natura diversa da quella del destinatario dell'atto, perché se fosse lo stesso, il terzo sottoposto al pregiudizio entrerebbe nella prima categoria, cioè quella dei destinatari dell'atto.